tutti, oggi sono qua per mostrarvi i miei ultimi acquisti, c'è un po' di tutto tranne che libri e fumetti, sono piccole cose veramente molto random, alcune addirittura risalgono a Natale, questo perché non sto comprando in realtà vestiti nuovi, oggetti, cose nuove perché sto cercando di risparmiare, però volevo mostrarvi comunque i piccoli sfizi che mi sono potuta concedere. E in generale le cose che ultimamente mi stanno rendendo felice. È facile quando si è tristi, giù di morale, in un periodo particolarmente difficile, cadere in tentazione, comprare cianfrusaglie, circondarsi di oggetti che poi magari non ci servono nemmeno, ma lì per lì ci rendono felici. Dà a parer mio molta più soddisfazione riconoscere di avere già delle cose preziose che ci fanno stare bene. E quindi lo scopo di questo video è essenzialmente ricordarmi che sono circondata da cose che mi piacciono, che mi fanno sentire bene o bella e che quindi ho un motivo per sorridere oggi. Partiamo proprio dalle cose più vecchie, i saldi. Ah, quest'anno non ho comprato niente durante i saldi, soltanto un basco. Questo è stato il mio unico acquisto dei saldi, l'ho preso su ASOS a 5 euro circa, è fatto di lana ed è un semplicissimo basco color rosa. Dovete sapere che io sono stata a Parigi 10 anni fa ormai, a giugno sono 10 anni esatti che sono stata a Parigi, e avevo comprato un basco, uno grigio e uno nero che comunque scambiavo con mia sorella, e in quel periodo mettevo molto spesso il basco, dopodiché zero, probabilmente perché non so bene come indossarlo, non so se mi sta particolarmente bene. Fatto sta che mia sorella ha incominciato a indossarlo quest'inverno, io me ne sono completamente innamorata, quindi quando ho visto che era in sconto a 5 euro su ASOS ho detto dai, faccio questa follia, mi prendo un basco di un colore però pazzerello, diciamo, non il solito grigio, nero, marroncino, ma qualcosa di diverso, e cerco in tutti i modi di usarlo. E questo è infatti successo. Quest'inverno l'ho messo molto molto spesso, sia con il cappotto che con il piumino, sia per uscire che per andare alle poste. Ho cercato veramente di sfruttarlo il più possibile proprio perché mi sono detta: faccio un acquisto un po' fuori dalla mia comfort zone, mi tolgo veramente uno sfizio, però devo cercare di farlo fruttare e veramente consumarlo. Consumarlo per modo di dire, perché in realtà sto molto attenta alle mie cose, dalle più care alle più cheap. Adesso che le giornate si stanno facendo un po' più calde, non lo sto indossando granché perché, nonostante non sia una vera e propria berretta, quindi riesco a coprire soltanto la punta delle orecchie, comunque di lana, e si sente che tiene calda la testa. A questo preferisco invece un regalo che mi ha fatto mia mamma sempre durante i saldi, ovvero questa berrettina stupenda di Stefanel. In realtà anche questa è fatta di lana, è super super morbida, al 60% di lana se non sbaglio. Però la sento meno pesante rispetto al basco, forse anche perché è molto molto morbida. Vi dirò, su di me le berrette, soprattutto con questa forma, mi danno l'idea di rendermi un po' puffo. Diciamo che non mi vedo bellissima con le berrette, ma le trovo super pratiche, soprattutto le poche volte che sono riuscita ad uscire presto la mattina per fare una passeggiata, le ho trovate comodissime. Perché è vero, durante il giorno magari ci sono anche più di 20 gradi, ma la mattina e la sera si frizza, fa freddo, parliamo italiano, fa freddo, quindi l'ho trovata molto utile e anche in questo caso il colore mi piace tantissimo, lo trovo molto carino. Cozza un po' con il mio giacchetto giallo, però me ne infischio, anche questo l'ho messo tantissimo indipendentemente dagli abbinamenti. Rimanendo in tema accessori, ho comprato una borsetta da Zara. Anche in questo caso si tratta un po' di un azzardo e ancora non l'ho mai indossata, ma ora che inizia ad arrivare la primavera spero di sfruttarla al massimo e sono anche indecisa se portarla o meno con me a Lisbona. La borsetta è questa qua, la trovo super carina, innanzitutto il colore, io mi sono innamorata, vabbè, della forma perché mi piace particolarmente con questa fibbia sul davanti, il colore poi è bellissimo, sa molto di primavera, estate, molto molto fresco, ma poi ha questo dettaglio, ovvero una specie di maniglia, perché infatti la borsa si può portare a tracolla oppure la si può staccare e portare semplicemente a mano, ed è di questo colore che non so bene come descriverlo perché è più scuro dell'avorio, da lontano mi dava l'idea di essere un po' madreperla, ma in realtà non ha alcun riflesso ed è appunto un po' più aranciato. Comunque
Mi piace questo accostamento, è molto plasticosa questa parte, da lontano comunque, solo guardando ha un aspetto sicuramente migliore del feeling, però nel complesso devo dire che mi ha conquistata, l'ho vista e non ho potuto resisterle. Altro dettaglio che mi è piaciuto un sacco. I piedini, sempre in plastica, dello stesso materiale e colore, di questa maniglia. Spero veramente di sfruttarla tanto, ancora non l'ho utilizzata, però ultimamente sto utilizzando molto spesso le borsette più piccole. È molto semplice, all'interno non ha alcuna tasca, però utilizzo quasi solo borse di questa grandezza ultimamente. Sto cercando veramente di portarmi dietro l'indispensabile e cercare di non caricarmi di roba inutile che alla fine non uso mai. So che mi faccio dentro di me sempre il ragionamento, però se mi succede questo, però se mi succede quest'altro. Sono riuscita però a mettere insieme, diciamo, un piccolo kit di sopravvivenza che riesce a stare benissimo in una borsa di questa taglia, quindi non vedo l'ora di indossarla, sfoggiarla e niente. Sempre da Zara, altro azzardo che ho fatto, mi sono comprata un abitino bianco. Sono rimasta veramente folgorata dall'idea che mi sono fatta in realtà in testa di me con addosso questo abito, soprattutto andando verso l'estate con un po' di abbronzatura e i bottoni di questo abito mi piacciono tantissimo. Ultimamente sono entrata in fissa con i bottoni in legno o che ricordano quell'effetto tartarugato, non essendolo chiaramente. Ho visto in giro diversi capi del genere da Zara, da Pull&Bear, penso anche da Pimkie, di aver visto qualche camicia con questi bottoni grandi. Vabbè, comunque, l'abitino in questione è questo. Non so come farvelo vedere tutto. Comunque, la parte sopra ricorda tantissimo una camicia, anche il colletto, e è appunto tutto bianco. Non è trasparente perché è foderato, quindi ha una parte esterna abbastanza leggera che ricorda un po' come tessuto il lino e poi appunto ha una fodera interna. Sembra abbastanza largo, in realtà questa è una XS, non mi sta né stretta né troppo larga, è semplicemente perfetta anche di spalle, io ho le spalle abbastanza larghe quindi è perfetta ed è 100% cotone. Anche in questo caso, trattandosi di un abitino con le maniche corte, come lunghezza arriva circa al ginocchio, conto di utilizzarlo più avanti. L'ultimo accessorio mi è stato inviato da Daniel Wellington e si tratta di un orologio. Questo in particolare è il Classic con il quadrante da 40 mm, il cinturino è in pelle, se non sbaglio si chiama Durham. Comunque vi lascio tutti i riferimenti qua sotto in descrizione perché non vorrei mai sbagliare. E mi è stato inviato questo orologio perché fino al 10 aprile hanno una campagna particolare. Con l'acquisto infatti di un qualsiasi orologio avete un cinturino in più gratis e le spese di spedizione gratuite. Infatti assieme a questo orologio è arrivato il cinturino in pelle completamente nero. Questo col quadrante da 40 mm è molto borderline per quanto riguarda il mio polso perché è abbastanza sottile. Preferisco di gran lunga quelli più piccoli. Questo è da 28 ed è quello che metto di più in assoluto, sia per uscire che per tutti i giorni. Sono veramente classici, molto semplici, però allo stesso tempo danno un tocco abbastanza elegante a qualsiasi tipo di outfit, a qualsiasi tipo di occasione. Questo, ad esempio, col quadrante bianco, il cinturino in pelle marrone è adattissimo anche per andare all'università, al lavoro, fare la spesa. Questo invece col quadrante nero che ho abbinato al cinturino nero, magari anche un pochettino più elegante per uscire, insomma, ci si può veramente sbizzarrire. E già anche solo cambiando il cinturino si ha un effetto completamente diverso. Quindi secondo me questa promozione può essere interessante se avevate intenzione di comprare un nuovo orologio. Inoltre, quelli di Daniel Wellington mi hanno lasciato anche un codice sconto che potete utilizzare sul loro sito e avere il 15% di sconto inserendo il codice CB15. Ovviamente questo codice è accumulabile con le altre promozioni che hanno all'interno del sito, come ad esempio questa campagna del cinturino gratis con l'acquisto di un orologio. Non si tratta di un codice affiliato, quindi io non ci guadagno assolutamente nulla. Mi piacciono però sinceramente i loro prodotti, li ho regalati anche a mia sorella, a mia mamma, al mio amoroso. Insomma, io mi ci trovo molto bene con questi orologi e li metto praticamente sempre. Passiamo ora al make-up. Sono pochi prodotti
prodotti, alcuni mi sono stati regalati per Natale, come ad esempio questo mascara di Lancôme Hypnose, che ho iniziato ad utilizzare da pochissimi giorni, ce lo indosso anche oggi. E ho iniziato ad usarlo soltanto adesso, nonostante mi sia stato regalato a Natale, perché stavo utilizzando già un altro mascara. E siccome sto terminando il mio amatissimo Le Volume de Chanel, ho deciso di iniziare a provare questo, e quello di Chanel me lo tengo per le occasioni più speciali, perché sapete, è il mio amatissimo, il mio preferito in assoluto, fa delle ciglia veramente spettacolari. Mi piace molto anche questo mascara, ma è molto più soft, nel senso che non dà tantissimo volume, però le allunga e le incurva per bene. Ha un effetto su di me abbastanza naturale, che però può essere stratificato. Io infatti per uscire lo applico sopra il primer che ho sempre di Lancôme, oppure ci faccio un paio di passate. Tendo a non caricare comunque troppo le mie ciglia perché non mi piacciono troppo grosse, però siccome ho delle ciglia abbastanza lunghe mi piace anche volumizzarle. Per adesso mi ci trovo bene, vedremo poi continuando ad utilizzarlo. Altro mascara che mi è stato regalato a Natale in un cofanetto, ma che devo ancora utilizzare, è questo di Smashbox. Credo di non aver mai provato un prodotto di questo brand, quindi sono molto curiosa. Quando finirò definitivamente il mio mascara di Chanel o questo di Lancôme, sicuramente lo andrò a provare. Si chiama Full Exposure Mascara Glossy Volume and Lift. Allora, dalla descrizione sembra proprio il mascara che fa per me, nel senso che volumizza le ciglia e le incurva anche. Non l'ho provato, quindi non vi so dire. Nel pacchetto comunque, oltre a questo mascara, c'era anche il primer, una cosa che adoro, che ho riscoperto nell'ultimo anno e che mi piace un sacco perché fa quello che il mascara da solo non fa, quindi volumizza per bene, separa le ciglia. Qua c'è scritto che appunto è un primer e dovrebbe volumizzare le ciglia, è in una mini size, presumo. E poi c'era anche una piccola matita nera. Questa matita l'ho già provata in realtà, e le ultime volte che sembrava avessi l'eyeliner ho utilizzato effettivamente questa matita, che mi piace perché non sbava, non si sposta di un millimetro durante il giorno, sia che sudiate, sia che magari vi grattate l'occhio, perché boh, a me ogni tanto capita di dimenticarmi di essere truccata, quindi vado a spaccarmi gli occhi se mi dà un fastidio o semplicemente se sono stanca. Ma in realtà anche con l'acqua non si sposta veramente di un centimetro, cioè una volta che lo applicate rimane lì fissa. E questa cosa è da una parte un grandissimo vantaggio, dall'altra un po' meno, perché se volete sfumarla, se non l'avete applicata proprio perfettamente, quindi avete bisogno, che so, di aggiustare con un pennellino o volete realizzare uno smokey, ecco, con questa matita non lo potete fare perché non si sfuma e non si sposta, quindi bisogna essere molto precisi, per cui tutte le volte che la utilizzate temperatela almeno alla punta più sottile possibile e riuscite quindi a applicarla per bene. Passiamo al grande sfizio che mi sono concessa. Durante l'ultimo Get Ready With Me ho provato di truccarmi di blu, un po' fallendo perché in realtà non ho tantissimi ombretti blu, e mi è rimasta questa fissa perché in realtà mi piacerebbe utilizzare di più il blu come colore, e quindi ho acquistato una palettina solo di colori blu. Sì, è stata una grandissima pazzia, un grandissimo sfizio in vista del mio compleanno, che ok, ci manca ancora un mesetto, però lasciatemi stare, come scusa ci sta. Questa palettina è di Huda Beauty, ha un prezzo, se non sbaglio, di 29,90 euro. L'ho acquistata da Sephora. È una piccola palettina e questi sono gli ombretti che contiene all'interno. Sono un po' opachi, un po' satinati, e ce ne sono poi due o tre molto glitterosi. Allora, io l'ho già utilizzata un po', ma non ho fatto nulla di pazzo. Ho utilizzato questo ombretto per adesso e mi piace tantissimo, molto luminoso, e ho utilizzato anche quello di fianco che è più scuro e da lontano sembra opaco, in realtà ha qualche piccola perla. Ho in realtà provato anche questo colore che sembra grigio, in realtà è trasparente, sono semplicemente delle perle, dei glitter, non ha assolutamente colore. Io non avevo mai provato gli ombretti di Huda e sicuramente devo continuare a testarli e capire bene come utilizzarli al meglio, e soprattutto sperimentare un po' perché i colori mi piacciono. Però una cosa che ho notato, a differenza ad esempio della palette di Anastasia Beverly Hills o degli ombretti di Nabla, è che perdono tantissimo questi ombretti applicati con il pennello. Lo so, è una cosa che scoccia un pochettino, però
vi dirò, quando ho applicato per la prima volta questo azzurro mi sembrava di avere qualcosa di molto molto chiaro sulla palpebra, quasi come se avessi usato un ombretto molto cheap di qualsiasi altro tipo di brand. Siccome ha un prezzo comunque importante Huda Beauty, mi aspettavo qualcosa di molto più pigmentato. In realtà applicandone pochissimo con le dita ha un effetto completamente diverso, il colore è più pieno. Stessa cosa per quanto riguarda questo grigio che mi aspettavo fosse grigio, metallizzato. Mi aspettavo di utilizzarlo tantissimo come punto luce, in realtà non ci riesco perché con il pennello perde completamente, di intensità. Rimane qualche piccola perla e basta, mentre con le dita ha un effetto totalmente diverso, la palpebra è molto molto luminosa una volta applicato, sembra quasi che dia un effetto bagnato da quanto è luminoso e ha queste perle. Queste sono un po' le prime impressioni perché in realtà l'ho utilizzata 2 o 3 volte, però è un po' un peccato che con il pennello si perda così tanto almeno di questi colori che ho provato per adesso. In quest'ultimo mese ho avuto un'unica missione, ovvero trovare un nuovo correttore per me, perché quelli che sto utilizzando stanno finendo. Quello di Urban Decay, tra l'altro, era in edizione limitata, quindi non è più disponibile nel mercato. E l'altro correttore che utilizzo di Dior, inizia a diventare molto secco sulla mia pelle, quindi soprattutto nella zona del contorno occhi segna. E quindi niente, ho fatto un po' di ricerca, ho cercato di testare diverse cose per trovare dei nuovi correttori. Alla fine la mia scelta è ricaduta sul Close Up Concealer di Nabla, in particolare la colorazione Light Peach, che utilizzo da in realtà 4 giorni, quindi non posso dirvi granché. Magari fatemi sapere qua sotto nei commenti se vi piacerebbe un Get Ready With Me in cui provo queste cose nuove, in modo da farvi vedere come performano su di me, come le utilizzo, e in modo anche da darvi magari un parere dopo un po' di tempo che le ho provate. Comunque, tornando a noi, questo correttore per adesso mi sta piacendo tantissimo perché è super coprente, è molto coprente, si stende molto bene, è un pochettino secco, nel senso che una volta applicato io non lo vado a fissare con la cipria, soprattutto se lo utilizzo in qualche parte del viso, perché questo light peach è praticamente il colore della mia pelle, quindi più che utilizzarlo nella zona del contorno occhi, la utilizzo sul resto del viso per correggere le imperfezioni e mi piace molto. Non ho bisogno di applicare la cipria perché si autofissa, quindi per adesso mi sta piacendo. L'altro invece che utilizzo nella zona del contorno occhi è l'Ultra HD Concealer di Make Up For Ever. Io ho preso la colorazione 22, che dal pack sembra bianco come la morte, in realtà ce ne sono molte altre molto più chiare. Comunque su di me è sì un tono più chiaro del mio colore di pelle, però per la zona del contorno occhi è perfetta perché così va a illuminare. Usato poi in combinazione con uno dei correttori che ho già, o ad esempio questo di Nabla, risulta comunque il mio colore. Questa è una formula sicuramente più leggera e liquida rispetto a quello di Nabla, che invece è un po' più corposo. Sulla confezione c'è scritto che è self-setting. Io in realtà un velo di cipria ce lo devo mettere nella zona del contorno occhi perché sennò va a finire tutto il correttore nelle pieghe. Per adesso mi stanno piacendo entrambi, però appunto li sto utilizzando da nemmeno una settimana. Passiamo ora alle ultime due cose totalmente random. La prima è un vaso preso da Tiger. È un vaso a forma di gattino, molto molto carino. In questo momento non ci sto tenendo nessuna pianta, lo sto tenendo sul mio coffee table con dentro un po' di cioccolatini e caramelle perché ne ho ancora da Natale. Pensate, ho ancora i torroncini dell'albero di Natale. E niente, mi sembra che sia costato 3 euro e mi piaceva un sacco. Adesso c'è questa nuova linea da Tiger con tutti i gattini, cioè hanno la tazza, la teiera, il vaso un po' più alto. Non so, mi piaceva tantissimo. Adesso dovrò trovarci una piantina da mettere dentro perché non è facile trovare una pianta così bassa che non abbia comunque bisogno di spazio per allungarsi. Però in ogni caso, anche se non riuscirò effettivamente a trovarci una pianta, come porta gioie, porta cioccolatini, porta qualche cosa, anche semplicemente come ciotolina, è molto carina. Ultima cosa totalmente random,
questa spilla qua, che sì, non ho avuto voglia di rimuovere dallo zaino perché l'ho applicata proprio ieri, quindi vi farò un po' un close-up perché penso che qua ci sia troppa luce. Si tratta di una spilla con scritto Yaoi Club. Sapete che a me piace leggere Yaoi, non è forse il mio genere preferito di manga, ma non mi dispiacciono per niente. Mi piaceva tantissimo come forma, come colori. Questa l'ho acquistata su Store Envy da una ragazza che seguo su Instagram, ovvero Nico Marion, ve la lascio poi linkata qua sotto in descrizione. La spilletta è costata circa 10 euro più 7 euro di spedizione. In totale mi sembra di aver speso 17 euro. Comunque una spilla abbastanza grande comunque ed è bellissima, la adoro, mi piace veramente tanto, quindi sono contentissima di essermi concessa questo piccolo sfizio e di averlo subito messo in bella mostra sul Kanken, anche se magari non è la posizione migliore, però dovevo metterlo in mostra perché è troppo troppo carina come spilla. Poi sapete che io sono una peach addicted, quindi dovevo assolutamente avere una spilla peachy. Questo era tutto, fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate di questi ultimi sfizi che mi sono concessa, soprattutto magari dei prodotti nuovi, delle cose che vorreste vedere provate o magari vorreste sapere qualcosa di più. Fatemi insomma sapere la vostra qua sotto nei commenti. Spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!